Sport con tante società sportive, se ne contano ben 14 che aderiscono a questa iniziativa, ma anche inclusione per tutti i bambini, anche quelli diversamente abili. Questa è la novità dell'edizione 2022 di Metti in Piazza lo Sport, organizzata dal quartiere di Sant'Andrea, patrocinata dal Comune con orgoglio, proprio perché lo sport deve essere occasione di inclusione, perché è la prima attività sociale che permette questo, e però bisogna appunto essere organizzati, e questa manifestazione lo è, e quindi siamo molto contenti di ospitare nel Parco Pertini questa iniziativa. Siamo ripartiti finalmente per questo Metti in Piazza lo Sport, ma per tutte le iniziative anche che il quartiere organizza in maniera tradizionale. Siamo contenti che c'è stata un'ampia partecipazione di società e mi aspetto anche di bambini. La giornata inizia con il torneo di tennis a tavolo, che per motivi logistici e di tipologia rimane in piazza San Giusto, dopodiché poi ci saranno invece al Parco Sandro Pertini tutte le altre 11 discipline, tra cui anche l'atletica, dove la terza tappa delle esordiati, quindi ci sarà anche una competizione, e le varie società che mostreranno alcuni dei propri atleti, ma faranno anche partecipare bambini nuovi per far conoscere le dinamiche degli sport che saranno lì presenti. Parlavate di 7,5 km, che cosa sarebbe di corsa? 7,5 km è la terza tappa dello sport del quartiere, sarebbe il Memorial Riccardo Fardelli, che viene fatto il 9 giugno, quindi una corsa cittadina all'interno del nostro territorio, impegnativa, perché sono tre giri insomma, di saliscendi suggestivi da un punto di vista, ora impegnativi dal punto di vista tecnico, visto che io sono un ex corridore, via, diciamo, quindi.